Bene, bene, io sono molto combattuto per fare questo video, ma boh, ma io lo faccio lo stesso perché sono talmente felice. Speriamo però che le cose non cambino. Allora, io mi sono fatto arrivare questo pacchetto. In realtà questo era dentro un sacchetto più grande e quindi è veramente anche fatta bene, un bel box. Me lo sono fatto arrivare in tabacchino sotto casa, 50 metri da casa mia. E beh, questo pacchetto arriva da Wish. Come tutti i store internet, qualcosa di buono c'è. Su Wish ci sono talmente tante puttanate, però c'è questo prodotto che è veramente eccezionale, cazzo. Lo pagate meno di 6 euro a scatola, quindi vabbè, facciamo un totale di 12 euro compresa la spedizione, che in realtà no, è molto meno. E ti arriva cosa? Io intanto mi è arrivata dopo una settimana, due. Una settimana e mezza, cioè abbastanza rapido. Quindi non so se arrivi dalla Cina, boh. Fatto sta che adesso vi mostro cos'è. Ho già aperto in parte, eccole qua. Già iniziate a vedere, intravedere di cosa si tratta. Allora, il tabacchino, un pacchetto di cartine, costa, cioè è difficile trovarle meno di 2 euro, eh. E qua abbiamo, come vedete, 25, dov'è la scritta? No, ma si vede al contrario. Beh, si vede che tipo specchio. Vabbè, fidatevi, mettetevi davanti allo specchio, sono 25 e 20, altre 25. E sono cartine di merda? Ma assolutamente no, cazzo, sono cartine buone, veramente finissime. Beh, questa non c'ha neanche beh, questa c'ha la pellicola, questa non c'ha neanche la pellicola. Quindi ve le mostro direttamente. Beh, questa che non ha la pellicola è un coso un po'. È una penalità. Guardate, sono 25 pacchetti, cioè a 6 euro quanto fa? Fa pochissimo. E sono cartine veramente buone. Beh, queste qui colorate è la prima volta che le compro. Ma vediamo come sono. Vediamo come sono. Cazzo, sono finissime. Io le prendo apposta così, nonostante faccia rovesci. Ed è una carta veramente buona, fina, cioè un'ottima carta, cazzo, cioè, e costa meno di 6 euro a pacchetto su Wish, ragazzi. Cioè, no, sono molto combattuto a questo video perché magari dopo le aumentano di prezzo, che ne so. Perché è veramente una dritta. Qua nel Veneto, da Marghera, questi stronzi, un pacchetto di cartine ormai costa, cioè meno di 2 euro te lo fanno pagare. E queste qui praticamente sono 50 pacchetti per 12, meno di 12 euro. E quindi cazzo te le tirano dietro, potrei rivenderle a 50 centesimi l'una e guadagnare più del doppio. Quindi che dire? C'ho un mio collega del computer house, come si chiama, che ogni tanto pubblica delle robe su Wish, se promuoverle o meno, certi prodotti fanno proprio da cagare, altri no. Quindi gli faccio concorrenza, però mostrandogli un prodotto che secondo me è eccezionale. Le cartine per fumare o sigarette o trombe come me costano veramente una minchia e sono cartine buone, cazzo, perché queste qua sono le cartine che comprerei, cioè io sono da fumatore, certe cartine tipo le Rizla Blu per esempio non mi vanno, sono troppo grosse. Queste qui sono tipo le Rizla Oro. Come qualità e come grossezza, quindi sono veramente ottime e costano pochissimo. Quindi Wish promosso come cartina, speriamo bene però che non cambi la che non cambi la politica, perché in realtà sono già aumentate, perché tempo fa ne avevo comprate due pacchetti uguali più o meno, questa era diversa, vabbè, e le avevo pagate a meno, cioè sui 10 euro di due scatole compresa la spedizione. Solo che il tabacchino era andato in ferie quest'estate e riapriva dopo una ventina di giorni e c'era tempo limitato e difatti sono tornati indietro. Ma non ho perso i soldi, ma no, ma mi hanno restituito pure i soldi. Quindi che in effetti comunque non era colpa mia, è colpa forse del tabaccaio che non ha trasmesso il periodo di feriale, che ne so. Comunque non c'è stato problemi, però mi è dispiaciuto perché le avevo pagate meno, difatti dopo le hanno subito aumentate di 1 o 2 euro, ma rimane il fatto che costano veramente poco e rispetto ai squallidi ladri dei tabacchini che te le vendono, ripeto, a 2 euro,
se no c'è di tabacchini anche di più. Quindi che dire? Viva Wish, viva le cartine e viva le trombe! Uè, adesso le provo subito, faccio un canonaccio. Ciao! Vedete, ho fatto la bandierina, e quindi è importante per chi fa la bandiera come me che siano fresche, perché se sono cartine vecchie la colla non prende, soprattutto per chi fa bandiera. E queste sono freschissime. Adesso sentiamo anche, prendiamo l'impacco e sentiamo anche al gusto, se sono da cartone, tipo le Rizzola blu, per dire. Bene, le Batman le avevo già prese altre volte, mentre queste qui Arcobaleno Rio, sono Rio entrambi di marca, è la prima volta che le prendo. Il giudizio è eccellente, sono come le paragonabili, sono identiche delle Rizla Oro, che meno di 2 euro non te le fanno pagare se in tabacchino. Mentre queste, facendo i calcoli, praticamente vengono meno di 25 centesimi a pacchetto, compresa la spedizione. Quindi che dire, eccezionale. Speriamo che non cambi. Consiglio a tutti Wish per comprarsi le cartine e a mandare a fare in culo i tabaccai. Anche perché cazzo, teniamo conto che le cartine costano veramente poco. Dai ragazzi, come si fa? Il discorso, siamo sempre lì, l'IVA, tasse, boete, siamo sempre lì. Ma il prodotto di cartine, che cacchio di possono costare, dai. Quindi 25 centesimi. Iper accettati e iper buono. Continuerò a venderle a 50 centesimi agli amici, in modo che ci guadagnerò più del doppio e avrò pure le cartine gratis. Ciao a tutti. E io a Wish. Wish, wish, wish.